Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nella terza parte di Madagascar 2, ovvero Operazione Aereo. Ok, Smallman, ora vorrei che tu dessi prova delle tue abilità di scalatore. Non ho alcuna abilità come scalatore. E mi chiamo Mailman, non Smallman. Eppure a me sembri Smallman. Quello che sa scalare come pochi altri al mondo. Mi sa che stai parlando di me. Ma non importa chi sia, mi basta che tu salga fino a quelle piattaforme per legare bene quelle corde. Alex, lega rapidamente le corde, così non sarò costretto a restare qui con questo pazzo che continua a sbagliare il mio nome. Ti aiuteranno a trovare la via. Troviamo la corda. Eccola qua. Oh, ti divertirai un sacco con questa sedia di equilibrio, a meno che tu non cada. Per evitare che succeda, muovi a sinistra o a destra per mantenere l'equilibrio mentre cammini. E ricorda che più veloce vai, più è difficile. Bene, riuscite. Schema per stringere il nodo. Ripeti lo schema per stringere il nodo. Non ripetere quello che dico! Ripeti lo schema dei comandi in basso! Stupido gatto! Lega la corda. Questo è un autentico capolavoro dal punto di vista nodoso, garantito! Signor Alex, un nodo di cui andare fieri, ma ce ne sono altri che ti aspettano. Forza, va a trovarli. Trova l'altra corda. Scroccia. Ecco trovata. Che bello incontrarti qui. Stavo giusto dicendo a questa corda che tu la legherai con un nodo bello grosso. Lei non mi è sembrata molto entusiasta della cosa, ma tu procedi. Va bene, leghiamo la seconda volta la corda. Cazzo, ho sbagliato. Oh, accidenti, come dirlo in modo carino. Hai combinato macello tu. Vai. Guardatemi, sono il re delle corde. Vedi, il problema è che hai legato le tue stesse mani. La corda, non le mani. Oh, ricorda. Vai. Ah sì, ottimi nodi. Adesso tutte le corde sono ben salde.
Peccato che il tuo amico Smellman non sia qui per assistere al tuo trionfo. Ma dove è andato? Smellman, non potremo decollare se la pista non è a posto. E non avremo mai una pista a posto con quei rivetti che spuntano. Devi ribatterli, tutti quanti. Ho ancora un po' di vertigini dopo l'esperienza delle tante. Beh, allora questo ti rimetterà in sesto. Non devi far altro che usare la testa, o usare la testa, o anche usare la testa. Perché continui a ripetere? È un suggerimento, Einstein. Dovrai usare le due testate. Premi il comando speciale vicino a un rivetto e capirai cosa intendo. Ok. Oh cavolo. Cavolo. Quando si tratta di essere lanciati in aria a velocità quasi mortale. Sì! Vai, Mortino! Sì! Cazzo! Mancato! Sì! Uno! Yes! Vai, Mortino! Attenzione! Vai, Mortino! Sì, yes! Sì, sì. Molto bene! Ecco come si lancia Mortino! Yes! Che non siano infiniti i modi in cui possiamo lanciare Mortino da un albero prima che diventi noioso. Ma come farai a rimettere in posizione tutte queste liane? Potrei aiutarti io, se hai qualche peperoncino. Ma certo, te li farò lanciare dal mio subito con la mano più salda, che però ti avviso non è molto salda. Vabbè, raggiungo l'aereo. Raggiungo l'aereo. Sono tutto un fuoco!
riesco a smettere. Vai. Vai, questo è l'ultimo round forse. Arriva Gloria! Che delizia! Oh, yes! Proprio quello che volevo. Obiettivo completato. Bel lavoro, soldati! Con quella liana in posizione siamo pronti al lancio! Facciamo decollare questa lattina! Immagino che ora vogliate sapere com'è proseguita la mia avventura. Non state più nella pelle da quanto vi piace, eh? Ma il mio piano funzionava perfettamente. Il signor Alex e i suoi strani compagni erano a bordo, mentre io, Maurice e alcuni amici ci godevamo i nostri posti di prima classe nel retro dell'aereo. Poi però è accaduto l'imprevedibile. Sono certo che in qualche modo è stata colpa di Mortino. Immaginate la nostra sorpresa, o almeno la loro sorpresa. Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Ma come sai, il divertimento dura poco. E così presto abbiamo toccato terra in modo molto delicato. È arrivato il momento di una nuova grande avventura, sì! Ok. Allora ragazzi, ci vediamo nella quarta parte. Ciao ciao!